Il pallosino si capisce proprio una ciocca. The chalk. Quindi ci sono gli effetti su. Sì, sì, vedo che allora, lo low pitch, high pitch, high pitch. La sigla, le sulla A, sei pitch vuol dire. A su e tutti bassi. High pitch. Quell'immagine di 82. Lampeggi, quando ridi lampeggi. Maybe tomorrow. Guarda, le prove cuffie adesso. Sì, vanno bene? Prove bene, di voce. Ok, diretta. Via, ci siamo. Io sono già stecca. Si sente abbastanza basso. Detto, chini tutto. Ha detto che sto la mia. Non ho visto. No. Volevo vedere quanto era l'altro. E a stecca anche l'altro. Maybe tomorrow! Yeah. Forse domani, ma forse! Sarebbe la traduzione mani mano, con calma e per piacere! Pirati, buongiorno! Buongiorno Paoletta, buongiorno gentile pubblico d'ascolto! Ciao, ciao! Il giovedì ci sono i Pirati dei Caruggi, live da adesso sino alle 13, siamo live anche su Facebook, dalla pagina ufficiale di Radio Babboleo, e lì siamo in diretta sempre, cosa ci è venuto in mente quest'anno anche dei fuori onda? Il comitato dei genitori che appunto ha già scritto, no? Paola. Non più di 9 parolacce a minuto, abbiamo detto, questo è l'accordo che avete firmato. Sì, sto scrivendo per i primi 3 minuti per fare 27 al quarto minuto. Stiamo installando il tutor degli smarroni. Sigla? Ciao, wow. A lei? Ehi, Lerino! Eccoli! Dovremmo anche fare una sigla nuova, mi sa, però prima o poi. Ma va bene questa. Questa va sempre bene, perché ti mette un po' lo sprint, no? Certo. Sembra un po' la canzone di Marinella, quelle canzoni che ti mettono allegria, sai. Enrico Balbontin. Olè. Andrea Ceccon, dillo, lo dico io. Dillo tu, è lui. Fabrizio Casalino. Ma fregato il megafono. Alessandro Bianchi, ciao a tutti. Alessandro Bianchi, dovete sapere che fra di noi, e solo fra di noi, è soprannominato lo stupido. Grazie che l'hai detto a pochi. Ma no, ma dovete sapere che si è portato un megafonino di quella cinesata orribile che lui dice no, è di Amazon. Interessante focus. Bravo. Fai sentire tutte le possibilità di questo. Diventerebbe una cosa troppo lunga. Sì, hanno capito. Comunque hanno capito tutti che sei. No, ragazzi. No. No. Veramente una vitaccia. Tutti e tre voi avete fatto il classico? Sì. Sì, io ho ragioneria, quindi pensate che vita che dovete. Qualcosa vorrei dire, dai. Tu Paola cosa hai fatto? Ho fatto ragioneria, proprio mi sono laureata, proprio mi sono laureata, vale. No, io sono rimasto al diploma di ragioniere. Ma un bambinone. Però diciamo che tutte queste tue specifiche vengono molto bene, in quanto il gruppo fonda le sue basi economico-amministrative su di te. Ma cosa stai dicendo? Come no? Paola, ditemelo. Ah, è vero, fa tutto Bianchi, mi sembra di capire. No, fa tutto nero. Però no, scherzo. L'Accademia di Arte Drammatica che hai frequentato non è un titolo di studio? Ma non credo, purtroppo speravo funzionasse un po' come laurea. No, sì. Sono stato anche... Ma scusa, ma tu l'hai finita? Perché Ceccoli invece sai che non l'ha finita. Ah, come mai? E ha tirato un pugno in faccia. Direttore Rappetti. E per anni... No, adesso raccontiamo questo annetto. No, è vero, è tutto di fantasia. Tanto noi Pirati dei Caruggi perdoniamo tutto, soprattutto ad Alessandro Bianchi, perché tutti i giovedì ci porta la voce più bella del mondo, Pino Insegno. Ciao, sono Pino Insegno, anch'io ascolto Radio Babboleo, ma solo quando ci sono io. Vale, non fare nomi e cognomi mai, sei comunque in diretta a Facebook. Se non vuoi fare nomi, non li fare neanche adesso. Yeah. Ok, condividiamo la diretta. No! Cosa li ammazzerei?
però come si vede che c'ho una panza. Non me lo dire, per favore. Guarda che io che braccia che c'ho, ma però... Condividi il studio. Niente, dai, lo faccio col computer la condivisione. In un gruppo, vedi, non si può fare. Che figata. La Repubblica di Fukutu. Qui non c'ho viaggio. Ma non posso condividere, non riesco a condividere. Non riesco a condividere, ma non si capisce. Io invece vorrei incontrare Fedez per strada un giorno. Chiamate i giornalisti. Questo è Fedez? No, questo è Paradiso. No, ma Fedez è Paradiso. Abbiamo la tua adesso. Di modi di dire, cos'è che era? E le unità di misura liguri? Vabbè. E poi abbiamo Avicii. Che è morto, volevo dire, se non facesse questo. Quello che è morto lì in Indonesia, non vuol ridere. È un DJ famosissimo. Sì, giovane albedese, morto. L'anno scorso. Stavo morto. Avuto troppo successo. Sì, troppo successo. No, si era un sacco creativo, si era proprio un... Si chiama Avicii. Ma uno che ha fatto delle robe, cioè, 22-3 anni. Era già... Ha collaborato col top del mondo. Molto bene, molto bene. Dov'è? Dove? Vieni. No, non ti interessare. Ma almeno chiudesse la porta. Almeno chiudesse la porta. Non ci arrivo. La cuffia. Bastardo infelice. Eccolo qua. Eccolo qua. L'angolo che sta. Tato, vieni. Sta qua. Dai che sta finendo The Journalist in New York. Io devo sopportare i giornalisti. Ma chi saranno poi questo Simone e Cristina che si vogliono bene? E se mica ha sbagliato trasmissione. Stavo per risponderti quanto me ne frega, cioè. Volevo rappresentarti appunto un orizzonte e un mare sconfinato per rappresentare la vastità del cazzo che me ne frega. Simone e Cristina cantati dai The Journalist. Mamma mia, tu sei ammazzerei veramente a piccozzare. Ma no, sono bravo. No, ma parliamo male di Fedez invece. Ma perché? Ma perché mi sta sulle balle come i peli. Allora, Fedez era uno che ce l'aveva fatta. Ce l'aveva fatta perché era venuto fuori con la rete, non aveva bisogno di niente, vendeva i dischi, era già inserito, tutto quanto. Hai voluto passare al nemico, hai voluto fare le fellazio a Satana, andando a Sky a fare il giudice di X Factor. Dopodiché, adesso... Oltre a fare dei pezzi dove dice che ormai è più facile condividere che vivere, no? È riuscito a fare una... vive la sua vita e quella della sua famigliola in un totale delirio, ma appunto che chiaramente... Ma no, ma è solo per il grano ovviamente questa cosa, no? Ma no, ma adesso chiede famiglia. Non mi interessa assolutamente. Ma non me lo stavi criticando il megafonino? Però poi è un po' così, ci giochiamo tutti, ci piace. Ve lo buco quel megafono. No, secondo me è veramente... Il discorso è più serio, il discorso più serio riguarda la perdita del successo, che è sicuramente un incubo per chi arriva in alto, guarda il timore, ma siamo a qualsiasi cosa. Ma Fedez ha dei contratti fino al 2044, cioè non investe per il 2044. Neanche se riesce diventa povero, perché sua moglie poi è multimilionaria. È uscire dal giro, secondo me è lì. Uscire dal giro. Chi si è attaccato, tu hai attaccato un megafono. E personalmente me l'hai menato, guarda. Hanno fatto l'acqua minerale, ragazzi. Sì. Hanno griffato l'acqua minerale, sì. Che niente conta. Ma è vero. Chissà che ragni. E cos'è? È un litro, un decilitro? Sì, è un litro di acqua minerale, 8 euro, e tutti a condividerlo su Facebook. Per cui, fino a prova contraria, hanno ragione loro. Hanno ragione. Io avrei voluto fare la birra. Io sognavo di fare la birra. Sapete come l'avrei chiamata? Rutto libero. Rutto libero. Si vende un casino. Io voglio l'acqua Cecon. L'acqua Cecon. Quanta ne vuoi di acqua? L'acqua vite, presumibilmente. Quanta ne vuoi? L'acqua ce ne può. Tanta. Per lavarsi. No, parliamo di unità di misura. Lì volevo arrivare. Ho redatto un censimento delle più popolari unità di misura genovesi. E ve le sovrappongo, ragazzi. Perché potrebbe essere utile. Anche per i turisti, se vengono qui, fatevi sentire e imparate. Allora, cose dovete saperle. La più importante è la lerfa o slerfa, l'unità di misura della focaccia. Esatto. Io dico sempre una slerfa, però in realtà è l'erfa, la focaccia. Era l'erfa.
vero. Scusa, però non c'è anche la... La l'erba? Quanto è? A quanto è equivale? No, l'erba vuol dire bocca, ricordiamolo, vuol dire labbra. Però vuol dire anche... vuol dire schiaffo, in realtà, perché lo schiaffo si dà sulle labbra, quindi comunque la l'erba, come in misura, è si indica tutto il braccio. È quella mossa che facevano Aldo, Giovanni e Giacomo. Per esempio, è solo per la focaccia, ok? Poi c'è la bagascià, che è l'unità di misura dei ravioli e altri generi alimentari, tipo funghi, gamberi, o anche cuffa dal gergo edile. Quindi... È vero, io sapevo anche giatta di ravioli. La giatta è una piattazza di ravioli. Però una bagascià un po' più abbondante. Bagascià rende molto, sì. Poi c'è bulacco, che è come bagascià, però per i liquidi. Sì, quando è vero, portimi un bulacco di tutto. Anzi, in realtà ci sono due misure per i liquidi, che è la stissa quando, per i liquidi quando li ordini, e il bullacco per i liquidi quando li racconti. Ordini una stissa di Fernet o bevi un bullacco di Fernet, come quello concetto. Poi c'è la ramà, che è come bullacco però per le precipitazioni, è un'unità di misura dell'acqua per le botte. Anche per le botte, sì. Poi c'è la schegna, che è l'unità di misura del freddo. Anche del sonno, anche una schegna, sì. Poi c'è, ecco, questa è delicata, la corba. La corba è fondamentale, sì, perché è l'unità di misura dei bellini, generalmente attribuiti alla carriera di donna, però non appartenente al gruppo familiare. Quindi sì, cioè, alla pigia una corba dei bellini, vuol dire è una ragazza che ha avuto i suoi trascorsi. Corba anche di Bertuele, io lo corba di Bertuele. Poi c'è invece la, per restare nelle pari opportunità, la manega, che è l'unità di misura dei bulicci, diciamolo, e anche delle belline. Una manega del bulicci, una manega. E anche delle leggere. Poi c'è finalmente un muggio, che è l'unità di misura delle palanche, che però ha come sinonimo la carretà, che è come muggio per le palanche, per la mussa e anche per le musse. Cioè, ha raccontato una carrettata di musse. Si dice. La cariolata, cioè la cariolati, che lei è la cariolata. La carretta è la stessa. Poi c'è la pansa, che è l'unità di misura delle risate e del nervoso. E in casi gravi è anche unità di misura dell'astinenza sessuale. Si dice pansa de belini du. Non lo so. Per concludere, l'ultima fondamentale è pittinin. Un pittinin è l'unità di misura dei difetti propri e delle persone care. Ad esempio, appunto, su una donna estranea si dice asci alla bigiona corba de belini, invece su donna amata diventa asci alla impittina in bagascia. Bene, però ricordiamo che i Pirati dei Carugi sono sempre comunque disponibili per battesimi, cresime e comunioni, quindi telefonate pure. Adatti più che mai. Devo dire una cosa, la dico dopo, va bene? La dopo. Sì. Adesso c'è Avicii. Non aspetta, è stato volgare, Avicii. Questo tono sospeso, Spavici, e faccia la morte. Avicii, ci sono degli amici malici. Ma le date pulici. Ok. Ora. Però uno deve rimanere. E mettiamo una clip adesso e mettiamo... Un dialogo platonico? Sì. Un dialogo platonico? Che tra l'altro, dove li hai salvati? Io non li trovo mai nella cartella. Ma nella cartella pirati o sotto pirati? Cioè, nella cartella pillole? Ieri abbiamo registrato anche dove. Ah, 19, sì, ok, ok, ho capito. Quelli che parlano. L'altra volta abbiamo messo Atarassia. Atarassia. Guarda un attimo, possiamo sceglierlo o lo mettiamo a caso? No, la panza. Però lo la panza di questo. Ho meno so perché. Allora, ma hai una lista che posso vedere o perché io a memoria non ricordo. Sì? Sì? No umeno. Abbiamo registrato, immagino, meno di quella sfida lì. Invece ieri abbiamo registrato delle cose che non so se andranno bene o meno, da fare sarebbero come degli finti spot, sì, di pubblicazioni che vanno in edicola. Adesso non so. Andrea, sì, ma quindi sei italiano e c'è qualcosa da dargli o... 30 secondi, ragazzi? 30 secondi, vabbè, 30 secondi, intervento breve, diciamo... Rientro. Che tornate alla CLAC dal 6 dicembre, sì,
E poi dico che tra poco facciamo il GR del 2038, ma insomma anticipo la cosa dopo e parte la clip che non annunciamo, la possiamo partire così. Vabbè. Certo, Amanda. A parte un diavolo platonico. La musica di Radio Babboleo, ma soprattutto i Pirati dei Caruggi, il giovedì, sino alle 13 insieme a me, siamo in diretta Facebook, condividete la diretta, condividete il verbo, la giustizia, la verità dei Pirati dei Caruggi. Dove sono io, Paola, perché già siamo poco credibili noi, se inizi anche tu. Se perdete anche me, una seria almeno ci vuole in diretta e dovrei essere appunto io. Allora ragazzi, una cosa seria la volevo dire, tornate live alla clac. Sarebbe una cosa seria. Siamo là alla clac dal 6 dicembre in poi. Quindi il giovedì mattina, giovedì a mezzogiorno siete con me. Sempre qua. E la sera siete la clac del tavolo. Torneremo a regalare i biglietti e poi tra l'altro appunto ritorneremo alla scatola. Sai, abbiamo prodotto il DVD Torta di Riso Infinita. Io ce l'ho a casa, io l'ho comprato. Brava, perché sapete che se avete un tavolo che balla è perfetto, perché c'è una misura eccezionale per fermare i tavoli che ballano, ma sarà disponibile a Natale, sotto periodo natalizio, di nuovo in tutte le edicole, quindi insomma mettete da parte dei grigioni da 5 euro, dei gamberoni da 10 euro, perché c'è da sciallare. Beh, un bel regalo di Natale, un bel pensiero, farsi due risate. Ma dentro è pieno di droga. Cosa bella è quella. Non so perché dobbiamo sempre arrivare lì. Comunque, siete talmente avanti. Cazzo. Che Alessandro Bianchi ma chi? Lo stupido a me. Sì, ma tra poco sai no, volevo dire una cosa. Ma come ti stavo annunciando? No, doveva dire una cosa da prima. No, perché Fabri ha fatto questo le unità di misura liguri, no? Volevo dire che noi a Parma siamo molto più, cioè qua in Liguria siete estremamente raffinati. Noi a Parma abbiamo un termine che raccoglie tutti quelli che ha fatto anzi due. Uno è una lecca. Una lecca. E l'altro è pattonale, cioè con queste due cose dici tutto. Vabbè, è una lingua più semplice. È una città più piccola. Lecca. Bella, ma più piccola. Ma siete una manica di contadini. No, vabbè. Cosa te lo fa pensare? Ma il fatto che tu abbia un'azienda agricola, per esempio. Per esempio, c'è mio fratello che va a mangiare le vacche tutte le mattine alle tre, non scherzo, eh. Sant'uomo. Chissà cosa ne penserebbe Pino. Infatti io sono scappato. Braccia rubate all'agricoltura. Alessandro Bianchi però sa qualcosa del nostro futuro e con lui tra poco andremo avanti sino al 2038. Ve lo giuro. Bisogna prenderla con filosofia. Può fare, mandare la foto della faccia di Cecco. Come mai nel mondo delle idee è più importante il fenomeno o il numero? Così povero, stai con i pannetti di immagini per capire il numero. Ma fai le domande giuste. Ma quali, maestro? Per esempio, perché non trovi da tre anni? Numero. Oh, numero, cry. Grazie, maestro. Pirati a Babboleo. Ok. No, non credo. Va bene. Ok, in realtà adesso ci sono 5 minuti. Se qualcuno volesse uscire, no? 5 minuti. Per farne 4, 5, 6. Cosa succede? Se metti questo nella faccia. E siamo quindi con l'uno che fa l'eco con il più ricreare no Ah, una notizia bella, non è che è una cosa. Ritrovato un escursionista che è rimasto, che si era perso, è rimasto 40 giorni
senza cibo e senza acqua in una grotta ed è sopravvissuto, immediatamente assunto da Amazon. Vedi perché mi piacciono come delle perle, come dire, uno che c'è, ma gli contano i passi, cioè una roba di per i sì, come puoi neanche per ricomprare lì, però vedo professionisti, fate le cagate che io ho capito tutto e che dice della gente che lavora traulici che costano un sacco di soldi e magari puttana ne l'avresti manco te se non sei idraulico, cioè io vorrei fare il personaggio di lui, dice qua venivo a fare cose incredibili, dice ma che cosa stai indovinando, ha fatto anche un casino, non puoi neanche dire niente perché secondo lui mi viene, cioè sono due cose che dice che pazzi, io dovessi avere della gente che lavora per me, quindi mi piace, ma per come mi fido di più uomini, tanto mai, cioè, cavolo nel culo. Salutate gli amici di Facebook. Ciao amici di Facebook. Ciao amici di Facebook. O è quella o è questa? Quella è quella, ciao amici di Facebook. In quella ciao amici di Facebook. In quella. Queste cose le dite con le conne della testa. È bella, no? C'è un'idea, c'è anche troppo bella. Un programma di cucina per cornuti che si chiama Cook-Hold e fa le ricette, com'è Andrea? Fai le ricette per i cornuti, la spesa per i cornuti per essere cornuti, no no, quelli che no, la moglie va a chiamare perché ti molla lì e tu sei un cornuto, no, no, ti ho mollato, tua moglie l'ha mollato, ti ho mollato dalla mamma alla moglie, non sai cucinare, non sai fare un carro. Ma la chiave qual è? Che è cucinare due minuti e una cagata. Sì, ma io l'ho raccolto anche delle ricette, ti credo che non è mai cacciato il fornello. Vai da Gari, corbi agli omaggetti. Latte e biscotti, sì. Ma si sarà fare per non sembrare cornuti agli occhi degli altri. Non so cosa faremo un pochino. Vedo la noce moscata. Sì, ne compriamo quattro confezioni anche se ne usiamo una sola, però le altre le buttiamo via. Però non diamo l'impressione di essere cornuti. È bello perché l'interazione è malissimo e rimarca spesso che sono dei cornuti. È molto bello. Io mi sono proposto come concerto, nel senso che qui potremmo fare anche dal vivo questa cosa, e appunto se giriamo possiamo fare a turno il cornuto. Potremmo anche fare dei video che mandiamo sul Betty del cartellino, Betty del cartellino, visto? No, qual è? Cosa succede a casa mia? Deragliato un treno, che bello, è una piccola via Reggio stanotte, giriamo Armanti obesitato, dentro c'era materiale infiammato, questa è facile, Armanti obesitato, bruciare calorie senza aumentare l'appetito, cos'è? Facile, la gagaina. Una volta ho visto una cosa, la pubblicità di Troni, che fanno anche una pubblicità di una dei sensori per le finestre, no? E dice, per aprire la tua finestra basta un click. Che cos'è? E uno mi ha risposto, un rumore. Ale, vuoi un microfono tutto per te? Ma pure stai qui, va bene? Soga. Cittadino! Ci sono notizie incredibili? Vieni qua, scusa. No, vabbè, io qua sono messo bene. Come sei messo bene? Oppure vado qua a dirlo all'alto matrofono. No, aspetta. John Legend. Sì. Per me la base. Ha la maglietta che ha con due frecce, quella che va su. Metti la nostra base GR, John Legend. C'è la maglietta che la conduce. Quindi alla rampa all'inizio. La storia di John, la storia di Legend. Ma la rampa la fai tu? La riempi tu la rampa iniziale? Sì, sì, ok. Io. Ma la rampa quella di Cornigliano? Roviniamo John Legend. John Legend.
sminchiamo John Legend. Come? Roviniamo John Legend. È uno che si chiama John Stevens, pensate. Uh-huh. E ha scelto Legend come cognome. Potrà chiamarsi Cat Legend, allora. Tenendosi... Ah, c'è Pippo Franco in radio, guarda. Ciao Giusy, ti saluta la Giusy. Entriamo su John Legend. Eh sì, l'ha scaramellato. Chiudi canzone o chiudi e poi altro? Ma io chiuderei canzone. Ok, allora lo facciamo capire ora. Ora no, io comunque la chiusa ce l'ho con per le notizie del 2038 è tutto, a voi 2018. E puoi mettere... Ma come parte questa cosa? Lanciare lui, la lancia la canzone. Con il GR alla base. Chiaro che poi lo chiamano Legend con questi patimenti finali. Ragazzi, io vorrei avere il grano di John Legend e sempre il mio belino. Ma non si può avere tutto. So. Ma magari... Perché John Legend è così, ha una maglietta con due frecce. Quella che va in su è scritto John. Sotto c'è The Legend. Legend promette bene, non so, promette bene. Allora, dunque, noi abbiamo Alessandro Bianchi, sì, che giustamente fa delle riflessioni. Ma chi lo stupido? Allora, io ti invito a smetterla, ok? È 20 anni che me lo dico. Ok, allora, la riflessione di oggi è questa, che oggi si sentono delle notizie pazzesche, cioè notizie che 20 anni fa sarebbero suonate sicuramente pazzesche, tipo Trump presidente degli Stati Uniti, che l'avrebbe mai detto, Grillo fondatore del partito di governo, Pirati dei Carugi in diretta da Babbo Leo tutti i giovedì alle 12. Cioè, come ministro della difesa. Notizie abbastanza incredibili. Quindi ho voluto preparare e ho immaginato come potrebbero essere le notizie tra 20 anni. Infatti volevo chiamare questo format il TG di 20 anni tra. Cioè, un format che si di farlo? Certo. Mamma mia. Mi ripresenterò tutte le settimane con il TG di 20 anni. Il TG di 20 anni tra, che è corretto, no, però non suona. Quindi l'ho chiamato il TG tra 20 anni. No, a me ci piace più il titolo è bello. Sì, ma io uso il TG tra 20 anni. Sigla. Basta, megafono, lo devo far sparire. Sigla. Radio Babbaleo presenta il TG tra 20 anni. Eccolo. Roma, il presidente della Repubblica Silvio Muccino ha incontrato a Palazzo Madama il presidente degli Stati Uniti di Francia, Zinedine Zidane. Il colloquio ha affrontato i principali temi di politica estera tra i due paesi, come la riapertura della frontiera di Arenzano e l'abbattimento congiunto del muro di Torino. Il muro di Torino. Il muro di Torino. Il TG tra 20 anni. Milano, grave incendio a Cologno Monzese, dove è stato parzialmente distrutto lo stabilimento della birra Mediaset. Ancora sconosciute le cause. Il TG tra 20 anni. Parma, ancora in carcere Filippo Toffi, il ragazzo che con un rutto ha distrutto il Teatro Regio durante i festeggiamenti per i 138 anni dalla morte di Giuseppe Verdi. Gli avvocati della difesa hanno chiesto la perizia psichiatrica e anche quella dell'esofago per dichiarare il loro assistito incapace di intendere e di ruttare. Il TG tra 20 anni. E veniamo alla politica estera. Mosca, Baba Kessisoglu inaugura il nuovo store della pace in Piazza Rossa a Mosca. Nel discorso di Sua Santità, parole di apertura verso le minoranze etniche polacche come delfini e monocigli. Il pontefice ha inoltre annunciato che tra una settimana in tutti gli store della pace arriverà il nuovo teaser. Il TG tra 20 anni. E rimaniamo in tema di tecnologia. Los Angeles, file dalle 5 del mattino per l'uscita del nuovo iFoot 10. Da oggi il nuovo piede digitale sarà disponibile in tutti gli store di tecnologia. Tra le innovazioni, lo sparaunghie antiaggressione e il timer
Cosa c'è scritto? Il teaser, rifaccio. È il teaser per è il timer, era giusto, scusate. È il timer per programmare salti nel tempo. Per le notizie del 2038 è tutto a voi 2018. Un momentone. Spero che ti mangino il canidalma. A me piace molto il Papa che si soglie. Che si soglie, sì, è bello. C'è anche il Cardinal Bizzarri, credo. Comunque... c'è la musica, voglio dire anche una notizia bella. Vedete che hanno trovato uno in una grotta che si era disperso, è stato 40 giorni senza mangiare, senza acqua, niente. Sapete cosa è successo? È sopravvissuto. E qual è la conseguenza di questo? Non lo sappiamo, diciamo. È stato assunto da Amazon. Ma guardavi là che notizia sopra, Besugo. Guardavi la notizia sopra. No, leviamo Samuele Bersani o leviamo Enrique Iglesias? Leviamo Gioia del Corazon? L'asterminio del genere umano ha iniziato a 15 minuti, a meno che non ci consegnate Alessandro Bianchi. Eccolo. Lo diamo in Anastasia. Non possiamo consegnare Alessandro Bianchi, sono perché sai, nel Pentagono. Benissimo, allora no. No, è uno di noi. Non possiamo dare una di queste istantanee. Ciao a tutti dalla Norvegia. Sono stati in Norvegia. Poi ti salutiamo questi qua. Certo. Ma salutalo tanto ti sente. Ah, come si chiama? Giudy Bani? No. Andrea Arcidiacono. Dalla Norvegia. Dove? Olè. Non schiavia? L'isola di Trondheim. Di Tromso. Cosa ci fa Pippo Franco a Babbo Leo, Paola? È Radio Babbo Leo? No, ma lì è a casa. Ciao Mike. Un saluto dalla provincia di Cuneo. Tieni, ma poi se vuoi leggili un po' così. A me manca anche la telefonata. No, non ci faccio altri fare, ci faccio andare su la vita. Non voglio. Cosa facciamo adesso? Abbiamo. Ma queste le hai legate, Ori? No, allora entriamo. Entriamo con questo. Questo è lì. Voi ce l'avete? No? Io non mi ricordo più che no, cosa. No, ma allora guarda. Cos'è? Ho un ospite? È un ospite? Sei un regista? Sì. Ma guarda, io se vuoi entro andiamo con questi centurioni! Lottare, fatte bianco! Melare i nani! Ma chi è? Cosa vuoi? Siamo! Ti posso fare? No, lasciami sola! È David Guetta! Ma come non lasciami sola? No, cara, vieni qua. Andiamo con questi centurioni! Chi è lei? Cosa vuoi? Fatte rosa! Me portate i cani, per favore, che stiamo a girare! Stiamo girando un film! Ah, cicciola, sono cavolo comparsa, hai capito? Sono regista, mi ha mandato qua a cercare le comparse, hai capito? Ah, va bene. Ma io sono stupido a far cavolo comparse, che stanno che mi incazzo, sta maricata fagottare, capito? Io so io che ho il vincolo giusto, io so far regista, non sti quattro pezzetti. Sì. Ma voi che le maestranze sono più dei registi, Comunque, sono più talento. Approfitto. Quelle romane hanno proprio una tradizione familiare. Visto che la radio sta qua, approfitto un attimo per propagandare il mio nuovo film. Anzi, che praticamente attualmente sto a girare una trilogia dei film. Una trilogia addirittura? Sì, che si potrebbero definire come delle favole moderne che esplorano i temi della bellezza e dell'amore in un universo dominato dal caso. Ma che bello, per i bambini! Non è che ho capito bene di cosa si tratti, eh? Ma so porno, abbastanza ma è facile, ma no, mi serve per finanziarmi, perché io non mi arrendo, perché io ce l'ho il film giusto, io ce
c'ho tutto, c'ho il curriculum, io ho fatto di tutto. Sì, ma... Regà, io ho fatto di tutto, horror alla matriciana, fantascientifici girati all'euro, porno nazi, storico pecorecci, musicarelli, lacrima movies, buzzanga movies, però... cittadino che sa incazza movies, ho fatto spaghetti western, spaghetti kung fu, zori, sotto zori, articolo 28 andata male. È un bel curriculum. Tutti i Pierini apocrifi. Tutti. Allora basta. Tutti i classici di Marina Fraiese. No, povera, che tragedia. Tutti i grandi disastri di Adalizzi, senza contare un noir di Tano Cimarosa e due possibili capolavori che sono stati rovinati dalla sua apparizione di Mimmo Poli e Franca Scagnetti, se i mangiassero lì. Lei ha veramente un curriculum vastissimo. Ma stanno a parlare di Garrone. Il progetto su cui si sta concentrando. Questa trilogia, diciamo, io poi ci avrei anche questo film, che è un film da una storia d'amore con sottotraccia sociale, diciamo, è un film sentimentale. Vabbè, un altro po'. No, questo è un film arto, diciamo, con arti ideali, si chiama La perforazione del sentimento. Ecco. Però la perforazione c'era, diciamo. Sì, ma il sentimento, ecco, allora, praticamente questa è una storia d'amore, sempre con sottotraccia sociale, diciamo, è la storia di una coppia di oggi, come ce ne stanno tante, che lui fa il tabaccaro e lei gli fa le corna. Lui voraccio è un po' perché gli erosica di ste corna, un po' perché tutti i giorni magna, tutti i giorni dal ghebabbaro. A un certo punto gli viene un'urcia da duodenale, da qui è il titolo A perforazione del sentimento. Sì, ma è inutile che fate battute, è un film intimista, questo è veramente un film molto intimista, infatti si svolge tutto all'interno del tabaccaro. Ah, c'è più intimista di un negozio? No, no, non un negozio, proprio del tabaccaro, e lui è il minimo, è il protagonista. Il corpo dentro il tabaccaro. Sì, infatti la persona dentro, noi praticamente la scena iniziale dobbiamo entrare dentro al tabaccaro, che iniziamo con la soggettiva, ecco, chiariamo subito la telecamera sonda, dobbiamo capire se entra dalla bocca o dall'altra parte. Praticamente c'è questo piano sequenza soggettivo del duodeno del tabaccaro con dettaglio dell'urcia, c'è solo un stacco sul kebab che si accoppa da pranzo, zoomata sui succhi gastrici che attaccano le cipolle, distorvenza sull'urcia infiammata, metafora delle sue pene d'amore. Che schifezza, però è molto interiore, infatti in prospettivo e scava proprio nell'inconscio del tabaccaro, infatti continua con una gastroscopia, poi sempre piano sequenza, ci mancherebbe, del tabaccaro della telecamera sonda, come quel film Viaggio allucinante, voi ricordate? Anche questo è abbastanza lucidante. E la sonda percorre tutto l'esofago, risale per la trachea e arriva finalmente alla capoccia. Ma la capoccia del tabaccare. La capoccia del tabaccare. Qui ci aiutiamo con l'elettrocefalogramma per capire i pensieri del tabaccare, perché non è chiaro che sta a pensare. Ma non posso, è chiaro che non sta bene lui, però è come un rebus. Ti propone una serie di immagini, ti propongo come fosse un rebus. Praticamente torniamo indietro, un flashback, centinaia d'anni fa. C'è stata una città sotto assedio, guerrieri greci, botte da orbi, una lunga guerra, un enorme cavallo di legno. Vabbè. Che sta a pensare? Anche a di Troia, esatto. E su moi, sta a pensare su moi. Comunque, guarda, adesso la faccio breve, comunque ha un finale buono, il finale è positivo, c'è il finale felice, perché lui, praticamente, ti abbaccare alla fine, si converte, poi diventa proprio... diciamo anche lui una persona religiosa, ma soprattutto la moglie si converte al cattolicesimo, diventa la perpetua del padre fedele, per stare un attimo, mentre lui si converte all'Islam e si mette col kebabbaro. Secondo me andiamo con le avanti, la palma d'oro a Cannes e l'ora del pranzo, tra l'altro lo doppia fino in segno. Ah, sì. Aiuto, grazie. Ma è come per salire la sua unica canzone bella. Che perché era troppo molla, se no lasciarla così. Oddio, per me credo. Che mi sono incappellato sul finale. Ti sei sempre incappellato sul finale. Il codino. Sì. Cioè, il codino d'aria. Ma sbagliata la battuta, non era manco quella. Devo dire che questo qua poi la storia prende una fede mistica, religiosa, e c'è la conversione, lei però sta male, perché allora pre-spot ora entriamo, facciamo veloci, salutiamo un po' di persone da Facebook e poi mettiamo una clip. Prima abbiamo mandato mandiamo che calo mandiamo
Ce l'hai la... Scusa, metti quelle cose culturali che facevamo l'anno scorso con Fabri. Storia della nobiltà. Oppure cos'è che avevamo? Io potrei passare lì. La pubblicità progresso. Ce l'hai quelli? Posso dire un attimo? C'erano questi interessi sullo spot da 30 secondi? Sì, andando benissimo, solo che adesso mancano due minuti. Ma sì, prima però. Non ne ho più pubblicato. Poi ce li lasciate? Così li mettiamo già dentro Dalet. Io faccio solo faccina. E pillole. Io ho mangiato la peggior pizza della mia vita. La peggiore pizza della mia vita. Mi sono bruciato malamente il labbro. Siamo in diretta Facebook, non dire dove. Non andate mai a mangiare la pizza da pizzeria. La peggiore pizza della vita. Va mancata, l'ho mangiata a Baliano. Non mi stupisce più di tanto. Te l'ho detto. Quattro formaggi e mangiato quattro stagioni, ma perché almeno ai tavoli non mettete uno che parla italiano? Quattro formaggi e quattro stagioni. Quattro stagioni, dove mangiare solo le olive. Un botto di gente che scrive. Mi. La mozziamo anche questa. Mozza. Ma sì, scempiamo anche Samuele Bersani. Dai, bravo. Ma non è che io quando accendo il microfono voi dovete parlare subito. Potete anche aspettare un momento. Stiamo perdendo l'occasione di scempiare Bersani. Se lo lasciamo andare, capisci? Vi piace questa canzone? A me piace in generale Bersani. Sì, bravo. Non ci credo. Ha espresso una diciamo che è un po' il re dei tre quarti, nel senso che fa quasi tutto in tre quarti. E si staccasse da questo concerto, se gioca anche poco dai quarti. Bersani Strauss. Allora, salutiamo gli amici di Facebook, sono in tanti, siamo in diretta anche su Facebook, dalla pagina ufficiale di Radio Babboleo, e lì ci sono anche tutti fuori onda, quindi anche quando non ci sentite in diretta in radio, sentite questi quattro molto migliorati per adesso, diciamo. Sì. Il cardinale ha scritto l'annuncio apostolico, ci ha portato in una crolla d'oro. Facebook non ci ha ancora bannati, quindi qualcosa va bene. E abbiamo Giusy da salutare, ciao Mitici. Giusy. Tommaso. Tommaso vive lì e allora no. Andrea si ascolta dalla Norvegia. Dalla Norvegia? Bene, ragazzi, ma da dove? Da Trondheim? E poi Gigi. Ma è Radio Babboleo? No, venì a Garda, la città del caldo. Poi Pierpaolo, che invece è a Cuneo. Secchini è provincia Granda. Silvio D'Albenga. Un gauno. Silvio D'Albenga sembra il nome di un papa. Salutiamo Gemma, salutiamo Tiziana. Beh, insomma, salutiamo tutti. Un dittone, tornate in TV. In realtà siamo tornati, cioè, con delle repliche. Ma non lasciate la radio. Cioè, colgo l'occasione sul canale 55 del Digitale Terrestre, un canale che si chiama Cinesoni. Siamo in onda alle 8:10 tutte le sere con Cotta di Riso, sì, quel programma di gente che fa delle belle. Con l'imbecille del giorno. Veramente, da Pennino non si vede. Tutte le sere alle 20? E stanno dando appunto una serie di repliche. Ah, bene, sapete. Ori! La cassa! Morgan, i giornalisti della De Filippi sono solo alcuni dei ragazzi che passano il proprio tempo davanti alle telecamere, quando potrebbero invece andare a rafforzare gli argini del Po. Oggi vuol dare l'8 per mille alla Libra, la Lega Italiana braccia rubate all'agricoltura. Noi vogliamo restituire questi ragazzi a una vita più naturale. Dare una cazzuola a Frank Matano mentre il J-Ax in un cantiere vicino a Caserta. Ma ascoltiamo una testimonianza diretta. Ciao, sono Marco di Uomini e Donne, grazie a Libra. Oggi per un giorno spalerò una tonnellata di legname in una fattoria del Polesine. Ora vi saluto da questa. Aiuta la Libra, perché un braccio strappato dall'agricoltura non sai mai dove potresti ritrovartelo. Bella questa! Bella! Oh,
anch'io. E sì, caro, vedi. Brescia, torinese scappata all'Imperia. Yeah. Sequestrato da Longobardi da una ventina d'anni, un saluto da un ligure in Bergamasco. Potà, allora dai. Potà. Esatto, dall'Elofoten. Dall'Elofoten? Eh sì. Lo stoccafisso! Porta lo stoccafisso! Andrea, dai, porta lo stocche! Porta lo stocche! Andrea, dai, porta lo stocche! Dall'Elofoten! Ci porti anche un po' di mussa! Lo stocche! Non meglio lo stocche! Innanzitutto lo stocche! Ieri sono andato invece a mandare al Bottego Portuguese. Hai aperto un Bottego Portuguese? No. Ma forse ho sbagliato piatto. Non hai sbagliato piatto. Ho mangiato, no, sì, perché c'era solo una ragazzina lì, un po' triste. E doveva assemblare cose. Franco Portuguese sono tristi come la morte. C'era Amalia Rodriguez con i suoi fari. Lisboa! Comunque ho mangiato bollino di baccagliau che sapeva solo di patate a braccio. Bollino vegano di baccagliau. 6 milioni sotto i 1000 euro in pensione. 6 milioni sotto i 1000 euro. Come minimo. Solo 6. Solo 6, dai. Cade un drone in carcere, trasportava droga. Mica male. Cade un drone in carcere. Ma quelli gli si chiamano i droni? Perché lì trasportava così. Di notte? Come fanno? L'apparecchio è precipitato, facendo scattare l'allarme. Sentiamo un attimo. Segnare ai detenuti del carcere di Taranto due microtelefoni cellulari completi di cavetta di carica USB e un quantitativo di droga. Che disdetta, son caduto, ero il drone della droga. Droga. Canzoni da togliere. Ho fatto un disco di canzoni da togliere. Il mio disco è un disco di canzoni da togliere. Douglas Zallo. Posso dire una cosa? Va bene. Fabri vuol dire una cosa. Ti volevo dire una cosa. Perché adesso ripartiamo ai 50? Ai 50 canzoni, sì. Siamo già ai saluti, ragazzi. Vale. Dillo. Cos'è? Parte Fabri che deve dire una cosa. Cioè, parte, certo. Parte tempo io. Sì, no, parte che vuoi. No, in questo momento ci torna Emanuele. Vedi, devo andarla a vedere. Mary Charlie. Condannata per il 41, basta Provenza. Ci siete di mezzo? Per i biglietti per Emanuele. Adesso vado a chiedere. Mio figlio vuole andare a vedere Gali. Com'è Paganini Rockstar? L'avete visto? Ah, vorrei vederlo. Com'è? E cos'è? Abbiamo i biglietti anche di quello. Olè. È andato di là dalle ragazze. Parlo di là dalle ragazze e spremo. Spremi le ragazze! Spremo le ragazze. Castagnate di ragazzini causa l'incendio orco figli. Ciao da castagna. Da dove la sua giardina. Voglio tra l'altro gioco di castagna. Questo è il sito del secolo. L'Ansa. È presa da Levi, credo, ma non mica. No, Levi, no, Verdi. Sono detto due giorni fa. Tumulare, decine di Germania. Ah, volevo dire una cosa. Devo vedere della droga. Sto provando, sì. Se la lascio così, anche a chitarra potrebbe essere. Non ha riscaldamento, quindi un po' più di noto e sono concentrata, mi sa che oh,
Beh, ma qua è sempre quella lì, è una tristezza, sembra che mi stai inculando e io sono tristissimo, di ciò. È vero. Io vi adoro. Io sto proprio piangendo. Anna. C'è cosa, no? C'è cosa. Siamo andati dagli irlandesi a Dublino, ma qua bisognerebbe leggere un attimo il salmone, allora. Ah, vedi, ma guarda tutto, porta, vedi qua. No, ce n'è problemi, Andre, portaci tutto dalle lo spote. Che bello le lo spote. Sì, bello l'estate, l'inverno. Quanto freddo fa giallo? Chissà quanto dura poi l'estate. Quanto freddo fa boreale, quanti però gradi ci sono? Se lo metti già al maglioncino, Andrea. Sta rangolando qua, comunque. Guarda, ti dico, è un po' come stare a Crepa, ma è bruttissimo, è weekend, bruttissimissimissima. Sì, sì, no, piove senza interruzione per tre giorni. Oh, raga, alla fine. Era, è sotto, è da Fugoni, quella dopo di Fugoni, lato destro, venendo giù, è una di quelle, guarda, comunque non ti sbagli, che è solamente quella dopo di Fugoni. Riporta il salmone, io Guinness, siamo a posto. Io porto 54 amici, allora. Qua c'è pieno di emigrati, eh. Ma non mi dire niente, io anche ho qua l'anca sbilenca. Tutti gli interventi. Anzianiti. Il nuovo reality. Ciao. Va bene, va bene, va bene. Salutiamo, finiamo la diretta, chiudiamo la diretta. Salute, salutiamo. Vai, vai, una cosa da dire. No, deve dire una cosa a Fabrizio, sì, dite tutto e una cosa. Tu devi dire qualcosa? Sì, volevo dire. Vai. Siamo già in saluti. Siamo entrati. Io volevo dare una dritta su una cosa fondamentale della vita di oggi. Sì. Con la rete è diventato molto difficile cancellare le proprie tracce. No, sapete che ci sono delle agenzie che si occupano di web reputation, che è un tema che sta caro anche a Enrad, piace parecchio, che si occupano di andare a cancellare le tue tracce da tutto internet, e questa cosa ha un enorme costo, perché oggigiorno è praticamente impossibile scomparire, è assolutamente impossibile. E io ho inventato un metodo infallibile per farlo a basso costo, fatto così: fate un disco da cantautore. Se voi fate un disco da cantautore, otterrete la stessa cosa, sono completamente scomparso da qualunque mezzo di informazione. Bello è che paghi anche un ufficio stampa, sì, no? Pago anche un ufficio stampa. Facciamo il nome di questo grande ufficio stampa. Grazie Antonio, ci sentiamo. Grande, Antonio, che tu non volevi. Antonio, spacca. Vado, quando vi siete visti in riunione, com'è che ti ha ammaliato? Com'è che è riuscito a farsi dare il grano? No, ma mi ha detto di lasciargli una valigetta in metropolitana, non l'ho mai visto. Ma cosa ti ha detto? Me la vedo io personalmente. Se la vede lui personalmente. Fabri ha mandato un drone. Ha mandato un drone con del grano che ha atterrato lì e poi è tornato a casa. No, invece volevo ricordare al mondo che tra qualche giorno il mondo celebrerà i 50 anni esatti della nascita di del fenomeno Enrico Malpontini. Sì, sì, è 50. La voleva fare così, non aveva invitato nessuno, non fa feste. E proprio niente. Per questo noi non ci saremo giovedì prossimo. Esatto. No, ci siamo perché sono i santi, no? Perché c'è la sempre io che sono i santi, manco lo sapevi. 50 anni, ma come se lo dite, io lo so. C'è qua la parte del Natale, le santificate, finite. Ma io non lo stesso, ho il TG tra 20 anni, però. Data. Io volevo dire questo, 50 anni ma con un pizzico di civetteria ne dimostro 10 di più. Allora, giovedì prossimo non ci sentiamo, non ci vediamo, ma quello dopo ancora sì, quindi giovedì 8 di novembre diretta su Radio Bamboleo a mezzogiorno, diretta anche Facebook, e poi ricordiamo che dal 6 di dicembre tornate live alla CLAC del Teatro della Torre Semiglia. E vi sono prologati voci. Tra l'altro salutiamo tutti questi emigrati, perché c'è pieno di cervelli in fuga, liguri, dall'Irlanda, dalle isole Lofoten addirittura. Ci troviamo anche dal vivo di portaggio politico capito. Ciao pirati! Ciao! Buono, buono! Ok, bye bye, bye bye, bye bye!
Dove? No,